Tant'è che Dio gli dice, però facciamo così, quando io passo con questa roba mia, tu ti metti dietro, non c'è bisogno di traduzione letterale, lo trovate sulle vostre Bibbie, tu ti metti dietro queste rocce qui al riparo e allora non muori. Così fa, lui passa con questa roba qui, Mosè non muore, però ha la faccia bruciata. Alla faccia scottata, tant'è che quando scende dalla montagna si deve coprire con un velo perché non può stare al sole con la faccia scottata e si può togliere il velo soltanto quando entra dentro le tende. Che cos'era questa roba qui? Vediamo come l'hanno rappresentata i primissimi che l'hanno vista e che l'hanno ricordata. Che sono i sumeri, e qui non parlo di Sitchin, ovviamente è chiaro che non ho potuto esimermi dal leggere tutto ciò che ha scritto Sitchin, ma non ci si può fermare a Sitchin, cioè nel senso che anche qui poi ovviamente è necessario studiare ciò che dicono i cosiddetti sumerologi accademici, per fortuna li abbiamo in Italia, che sono delle autorità mondiali. E allora, questa roba che è passata davanti, che la Bibbia chiama in quel caso Kevod, che viene tradotto con gloria, ma che in realtà in ebraico significa un qualcosa di grosso, pesante e potente, cioè se noi dovessimo dire Kevod in italiano potremmo dire che un tir è un Kevod, un elefante è un Kevod, un aereo è un Kevod. Questo ci dice la Bibbia, che davanti a Mosè è passato un Kevod, non la gloria. E quando questo Kevod passa, Dio dice, se ti passo vicino con il Kevod, ti ammazzo. Io non posso farci niente. Quindi Dio, l'Elohim, non è in grado di controllare gli effetti del suo Kevod. Però un normalissimo mucchio di pietre è in grado di controllare gli effetti del Kevod. Questo lo trovate nelle vostre Bibbie, non c'è bisogno di interpretazioni particolari. Questo Kevod uccide solo se gli sei vicino, se sei a 3, 4, 500 metri non ti uccide. Quindi questa gloria di Dio ha degli effetti spaziali molto limitati, ti uccide a 10, 15, 20 metri, a 300 metri no. Ma se sei dietro delle pietre non muori. Allora, la Bibbia chiama questa roba qui, su cui collegata a questo Elohim e su queste sulla quale questo Elohim si spostava, la chiama Kevod. Lo chiama Ruach. Ruach è un termine che viene sempre tradotto con spirito, lo spirito di Dio. Ruach in ebraico significa vento, vento di tempesta, oppure ciò che procede veloce nell'aria producendo vento. Quindi la Bibbia da questo punto di vista è concretamente chiara. Ripeto, stiamo facendo finta che la Bibbia, quando ci dice una cosa, volesse dirci veramente quella. Poi, usciti di qui, ognuno torna a pensare esattamente ciò che pensava prima. Ok? L'assoluta tranquillità. Allora, questo Ruach ce l'hanno descritto prima nella Bibbia quelli che per primi l'hanno visto e ne hanno poi mantenuto ricordo. E nel cuneiforme sumero, che è una lingua sillabica, non consonantica, c'è la sillaba ru e la sillaba a. La sillaba ru è con un pittogramma, cioè nelle prime forme di espressione, era questo. Ru. Una roba che non sappiamo che cos'è, che sta sull'acqua essendone distaccata. Siccome non sappiamo che cos'è, allora per chiamarlo prendiamo in prestito un nome direttamente dal Vaticano. Nelle ultime versioni pubblicate dalla Libreria Editrice Vaticana del Lexicon Recentis Latinitatis, e
è il dizionario sul quale il Vaticano pubblica gli aggiornamenti dei nuovi termini che inserisce, voi troverete espressioni come navis sideralis, cioè astronave, oppure aerea navis, cioè aeronave, oppure aerius viator, cioè astronauta, e poi trovate questa sigla qui, RIV, che vuol dire res, cioè cose, inexplicate, non spiegate, volantes, cioè UFO. Esatto. Cioè, questo è in latino UFO. Questo lo trovate nel lexicon Recentis Latinitatis pubblicato dal Vaticano. Questa è una roba volante non identificata. Questa è la definizione giusta. Non sappiamo che cos'è. È un RIV. Quindi i Sumeri, cioè i primi, ci hanno detto che questi qui, quando sono arrivati e Tilege Sitchin ha forse presente il discorso dell'arrivo di questi qui sul Golfo Persico, sono arrivati su una roba volante che stava sull'acqua e ce lo dicono con un'immagine. La Genesi ce lo dice come parole. Se voi leggete i primissimi versetti, quando c'è scritto Bereshit bara Elohim, cioè in principio creò Dio il cielo e la terra, dice che il Ruach degli Elohim merachefet al pene amaim, il Ruach degli Elohim merachefet librava al pene su facce di le acque. Cioè, i Sumeri ci hanno fatto il disegnino. La Bibbia se lo racconta con le parole. Questa roba qui degli Elohim all'inizio è arrivata aleggiando sulle acque. E il Merachefet, che è un participio del verbo Rachaf, è usato in altri passi della Bibbia, indica sempre quel librare tipico dei rapaci che stanno sospesi nell'aria senza sbattere le ali. Quindi questa roba qui, secondo la Bibbia, stava sospesa nell'aria, senza sbattere le ali, e viaggiava sulle acque. Esattamente come ci dicono questi. Noi stiamo sempre facendo finta che la Bibbia ci volesse raccontare ciò che ci ha raccontato. A me mi viene difficile pensare che questo fosse lo spirito di Dio. Anche perché Rashid el-Qua'i, che è top dell'esegesi biblica, siamo intorno all'anno 1000 d.C., diceva che Elohim viaggiava col suo Ruach, quindi un ebreo, lo dice, viaggiava col suo Ruach e rispondeva ai suoi comandi. Quindi il Ruach dell'Elohim rispondeva ai comandi dell'Elohim. Direi che è difficile, o comunque bisogna veramente chiudere gli occhi. Io non dico che questo sia vero, ovviamente purtroppo non abbiamo prove, ma è difficile chiudere gli occhi di fronte a questo e dire non è vero. Se è difficile dire che non è, che è vero, secondo me è ancora più difficile dire che non è vero. Perché in troppi ce l'hanno raccontato. Io poi metodologicamente rimango alla Bibbia perché è una scelta mia, dopo di me parlerà qualcuno che invece allargherà di molto il discorso. Io finora mi sono messo dei paletti attorno ancora per il nuovo libro che uscirà appunto al più tardi, io l'ho già finito, c'è l'editore che uscirà entro settembre, che è molto più voluminoso di questo qui. Appunto ho scelto di rimanere alla Bibbia, sì, ogni tanto faccio qualche puntatina fuori. Adesso che da alcuni mesi, cioè appunto mentre finivo il libro, ho cominciato a studiare cose che mi arrivano da varie parti del mondo relative alla traduzione delle tavolette cuneiformi, diciamo poi dopo mi tolgo i paletti, viaggerò molto di più, insomma. Però per adesso rimango all'interno della Bibbia.
pur rimanendo all'interno della Bibbia, ripeto, diventa difficile chiudere gli occhi di fronte a queste evidenze che sono così concrete, precise. Bisogna proprio volerlo fare, bisogna proprio voler chiudere gli occhi. Che è quello che il Ruach, poi il Kevod, è poi quello che, diciamo, tutti gli ufologi di professione conoscono come la visione di Ezechiele. E qualcuno la conosce? Mente. Prego? Esattamente, no? Cioè Ezechiele, profeta, siamo al tempo della deportazione in Babilonia, siamo al VI secolo a.C., lui a un certo punto racconta che sulle rive del fiume Chebar ha visto arrivare dal cielo un carro celeste che arrivava producendo appunto forte rumore, vento di tempesta, eccetera, eccetera, eccetera. L'ha visto arrivare, l'ha visto scendere. Dopo che questo è sceso, ha visto quattro cose che lui definisce i viventi, cioè quattro elementi che si muovevano indipendentemente, sono arrivati con il carro, e poi però si muovevano anche indipendentemente rispetto a questo carro qui. E fin qui possiamo, chiedo a, possiamo mettere su un attimo, così magari faccio vedere un'immagine. Mi ha sopportato perché non sapevo di che cosa fare, nel senso che gli argomenti sono talmente tanti che il mio problema non è stabilire di cosa parlare, ma di cosa non parlare per stare nei tempi, quindi non sapevo bene. E, diciamo, poi gli ufologi in genere si fermano al capitolo 1 di Ezechiele, su cui ha lavorato anche la NASA, che ha ricostruito questo carro, l'ingegnere Plavorich ha ricostruito questo carro. Dunque, un attimo, video per conferenza, giù, nuova cartella, Ezechiele, la prima la sua, grazie. Allarghiamo un attimo. Questa è la ricostruzione fatta dalla NASA, del carro visto da Ezechiele. Questa roba qui sotto sono i quattro elementi che Ezechiele poi vede muoversi per conto loro, e li chiama i viventi, cioè come se fossero dotati appunto di vita propria. E fin qui poi ci si ferma, si è fermata la NASA, in genere anche gli ufologi di professione non vanno avanti, ma quando si vanno a leggere invece i capitoli 8 e 9 di Ezechiele, allora ci si accorge di altre cose, ci si accorge che ad esempio questa rappresentazione qui è assolutamente parziale e inesatta, perché Ezechiele rivede un'altra volta questo RIV, tanto per rimanere nella terminologia vaticana, rivede un'altra volta questi quattro elementi qui sotto e dice che questi quattro elementi qui sotto avevano diverse cose. Una era certamente, come è stata rappresentata qui, una ruota in verticale, un'altra era certamente un piede piatto, ma poi dice che avevano anche un sistema di ruote concentriche, cioè dice lui come ruote inserite dentro le ruote, e dice che ha sentito questi che sono scesi da questa roba qui che erano i sei, ha sentito che la ruota interna di questo sistema concentrico delle ruote la chiamavano Galgal, e nelle vostre Bibbie trovate qualche volta trovate la parola turbine, altrimenti trovate la traduzione che dice ho sentito che queste ruote le chiamavano cerchio. Solo che Galgal in ebraico vuol dire qualcosa di molto più concreto, di molto più preciso, vuol dire ruota che gira rapidamente, collegata al concetto di fiammeggiante. Quindi la traduzione giusta
sarebbe, e ho sentito che chiamavano queste ruote